Attenzione a quest'ombra qua, guardate l'ombra bastarda, cos'è quell'ombra lì? A me non piace mica tanto quell'ombra lì. Sta diventando buio. No, ragazzi, facciamo così, piazziamo qui il nostro fuocherello e passiamo la notte qua. Perché la vedo dura tornare indietro in questo momento. C'è anche quest'ombra qui che dà un po' fastidio, perché non so bene che cos'è. Non so se è l'effetto della carne di mostro o se effettivamente c'è quest'ombra. Magari è una cosa nostra. Guardate qua, siamo messi in mezzo al nulla. Attenzione, quest'ombra è sempre qua. Non se ne va. Allora, cuociamoci la carne. Allora, intanto qui, ecco, ci mangiamo questa carne di mostro cotta. Attenzione, si sta per abbassare il focaccio. Guardate lì, c'è un'altra ombra misteriosa. Siamo veramente in un posto di merda. Speriamo di riuscire a sopravvivere. Dov'è la carne? Oh, forse l'ho mangiata già. Non ci credo. L'ho mangiata. L'ho già mangiata, non me ne sono manco accorto. Rocce, ma che cazzo. No, no. Aggiungiamo. Vedete, c'è anche l'indicazione della luna, perché diventerà poi importante per scusatemi, per le coltivazioni, nel momento in cui potremmo coltivare. Guardate qua, c'è un'ombra. Non ci avviciniamo troppo. Un'altra ombra è qua su. Log? Che è log? Ah no, niente, scusate, mi ho sbagliato io. Allora, cuociamo i semi. Semi cotti. Ragazzi, semi cotti, ce li pappiamo. Non ci danno assolutamente niente. Devo trovare anche dei fiori perché, come vedete, ho il cervello in pappa. È tutto smagrito. E non, di sicuro non ci fa fare bella figura. Questo l'abbiamo già costruito. Qua adesso ci manca la legna per poterci costruire la macchina. Quarto giorno. Eccolo qua. La bocca di verme, torniamo indietro. Devo cercare assolutamente dei fiori. Guardate qua. È assolutamente in panico. Tra l'altro ci ha buttato in un'altra zona ancora della mappa, quindi forse dove eravamo all'inizio. Vediamo un po'. Sì, esatto. Quindi siamo di nuovo fuori zona rispetto a quella che avevamo trovato, che tra l'altro era anche buona, ma ora la priorità sono i fiori. Fiori, perché sto per schiattare a causa del cervello. E qua fiori non ce ne sono. Direi che andiamo bene. Siamo messi proprio bene. A meno che non riesco. No, non posso. No, ragazzi, moriamo. A sto giro moriamo. Fiori, eccoli. Fiori. It. Dai. Carote, vediamo se magari servono anche carote. It. Fiori. No, davvero è brutta questa cosa qua, eh. Perché senza i fiori non riusciamo. Tra l'altro, ecco, adesso il cervello si sta riprendendo un pochettino. Fiori, di nuovo. Fiori, perfetto. Qua c'è un'altra carota. Come vedete, il cervello piano piano sta risalendo. Ma fiori qua comunque ce ne sono pochi. Devo trovare un'altra zona con altri fiori, perché siamo ancora un po' impanicati. Vediamo qui se c'è qualcosa. Solo se. Vabbè, c'è una carota qua, ma mi serve a poco. Niente da fare, il cervello lì sale. Ah, non posso prenderla perché ho troppa roba. Questo giro la vedo difficile, eh? Perché sì, sta aumentando il. Sta aumentando il cervello, ma vedo che non siamo proprio messi benissimo. Attenzione qua, fiori, eccoli. Fiori.
Carote non posso prenderne. Vediamo se qua troviamo altri. Eccolo qua. No, anche quello non posso prenderlo. Fiore, ok. Qui c'è una carota. Eccolo qua, un altro fiorellino. Perfetto. Un fungo, non posso prenderlo. Ho troppa roba, cavolo. Devo costruire qualcosa perché sennò qui non riesco a liberarmi. Ah, guardate qui, la bocca di prima. E questo è il nostro campetto di prima. Ancora acceso. Risaltiamo nel buco, vediamo dove ci porta. Dove ci ha buttato? Sempre là. Che palle, oh, sempre qua ci butto. Vediamo un po' la mappa, dov'è che... dove possiamo andare. Tutto qua sotto, tutto ancora da scoprire. Però è una zona di merda, io cerco dei fiori qua. Forse qua in mezzo, magari qualche fiore lo troviamo. Pin con, affanbrodo. Qua giù, vediamo un po'. Su questa zona che è quella che viene chiamata savana, in realtà, da quello che ho capito, fiori qua sopra non ce ne sono. Non so se riusciamo a recuperare su questo coniglio per la carne. Mancato. Niente da fare, non riusciamo a beccarli. Niente coniglio per cena. Ok, no, no, attenzione, qua sta facendo buio. Ho anche lo stomaco un po' vuotino. Oggi è stata una brutta giornata per il nostro amico qui. Questo è il quarto giorno di sopravvivenza, ma la vedo un po' dura, vedo delle ombre strane che si fanno largo nella nostra mente. Che di nuovo sta tornando a andare in pappa. In pappa. Qui c'è un'altra bocca, attenzione. Buttiamoci di brutto. Vediamo dove ci teletrasporta. Non credo sia la stessa di prima, perché sennò veramente sarebbe il colmo. Mi sa di sì, vediamo un po'. Sì, sempre quello. Siamo sempre qua. Allora, facciamoci il fuocherellino. Perché mi vedo un po' impanicato. Ok, e poi cerchiamo di disfarci di qualcosa tipo... tipo che sono rovinato qua. Tipo... Vabbè, la pelle di bufalo... ci faremo poi qualcosa la prossima volta con la pelle di bufalo. Per ora utilizziamola per... liberarci degli spazi qua, perché sennò... Seeds, allora, cuociamo i seeds. Ecco, però non possiamo raccoglierli. Qua abbiamo dato fuoco praticamente a tutto.